Questo contadino sardo era un vecchiettino, guardava a me e diceva: tu hai figli? Tu figli ne hai? Ho detto: no, non c'ho figli. Lui mi ha guardato e mi ha detto: un uomo che non ha figli è un mezzo uomo. Mami, poci mai, mami, poci mai, moni, mami, poci mai, mami, poci mai, moni, mami, non parlare con noi. Quando senti il pianto del tuo bambino, senti qualcosa che non hai mai sentito prima, ma che riconosci come qualcosa di, come se fosse una parte di te, ma una parte della tua voce. Ti mette direttamente e definitivamente in relazione con te stesso. Come se ci fosse un metaforico cordone ombelicale che ci tiene appiccicati e ci fa sentire insieme delle cose. Quel momento credo sia stato il momento più bello della mia vita. Mi sono sentito invadere una sensazione di caldo. Tieni, prendi il tuo figlio, io l'ho preso così. Lui mi ha guardato e mi ha sorriso. Eravamo soli, ho scoperto una... che non era vero, che non era vero che una nascita fa arrivare tutte le persone come una specie di presepe ideale intorno. Il giovane padre ha sempre quella faccia come se avesse perduto le chiavi di casa, quell'espressione fra l'ebete e l'estasiato. Cosa mi sta succedendo? È la domanda che più volte al giorno si pone. E lo spaesamento dovuto alla crescita zero degli ultimi 20 anni e della società polverizzata in tanti minuscoli nuclei familiari. La società polverizzata in tanti minuscoli nuclei familiari. Crescita zero è una nuova ingegneria sociale che sta delineando il futuro della famiglia italiana. Cambiano i ruoli dentro la famiglia, che vengono stravolti e che impongono di reinventare l'identità materna e quella paterna. E allora, chi sono i padri di oggi? Come sopravvivono al nuovo ruolo della donna e alla fine della famiglia organizzata? Che spazio hanno nella crescita dei figli? E soprattutto, che spazio vogliono? Quello che vi proponiamo è un viaggio proprio nella figura del padre, dentro e fuori la coppia. Racconti di giovani padri, dal padre padrone delle vecchie generazioni al mammo di oggi, dal padre affidatario ai padri disperati che non possono vedere i loro figli. Un'inchiesta seria ma commovente, curiosa e imprevedibile su quella rivoluzione silenziosa che sta trasformando un ruolo in continua evoluzione. Apprensivi, invadenti, ipocondriaci, affrontano qualsiasi argomento, cambiano pannolini, biberon, chiedono, si informano, devono saper affrontare da soli tutti gli aspetti pratici. Far fare il routine a mia figlia è probabilmente la più grande soddisfazione che io abbia avuto fino ad oggi. Uno dei momenti magici della vita. È la nuova paternità. Maschio è padre. Tenero e orgoglioso. Play school. Good boy. Very good son. Tirano fuori le ecografie, frequentano i corsi preparto, smentiscono le mamme anche sulle fasi della gestazione. Paura del momento del parto, cioè caso il dolore. Sto meno del dolore. Lui non proverà. Ma anche padri che non chiedono il congedo parentale. Padri bambini, padri inseguiti dai figli. Credo che i padri oggi abbiano il problema di essere popolari con i figli. Di farsi accettare dai figli. Padri separati, padri disperati. I miei figli sanno che io sono morto, che non esisto più. Padri come mamme, padri supereroi.
È certamente una rivoluzione quella della cosiddetta nuova paternità. Il padre, per certi versi, è diventato una figura molto più vicina alla madre. Anche il padre partecipa fin dalla gravidanza al processo, possiamo dire, di attesa. Io sono 50 anni che faccio questo lavoro e dalle prime esperienze mie con il papà a oggi credo che ci sia quasi un abisso, se non è esagerato. Una volta i papà arrivavano, ti domandavano come stai, tra quanto tempo nasce questo figlio, ci lasciavano la valigia e se ne andavano. Oggi arriva il papà, ci porta le notizie prima della madre. Ha rotto il sacco, c'ha le perdite ematiche, c'ha i dolori ogni 6 minuti, quindi sanno tutto. E storicamente c'è stato sempre un dominio, un predominio, che è stato solitamente da 2000 anni a questa parte paterno, dominio che coincideva però con un autoritarismo distaccato, distante, freddo. Ti è nata una bambina, ho detto vabbè. Un'emozione, proprio. È una cosa troppo bella. Ho avuto 4 figli, e più tutto mascolo. La capacità del padre di dedicarsi al neonato, che fino a non molti anni fa era stato storicamente un marziano, una figura a cui il padre non si avvicinava per timore, per reazioni materne, per un'antica cultura. Quelli di oggi sono la prima generazione di padri che per la prima volta sono così presenti nell'accudimento dei figli, soprattutto nelle prime fasi dopo la nascita. A sottolineare la portata del cambiamento, la pubblicità traccia del padre di oggi un'identità precisa e sorprendente. Vi presentiamo le soluzioni per la nuova New Economy, le nostre idee per il vostro futuro. Sicuramente teniamo conto anche dei padri, sia nelle prove di usabilità dei prodotti, sia con vere e proprie indagini laddove si ritiene che il padre abbia comunque un ruolo determinante. Abbiamo una ricerca del 2003 che evidenzia come già allora il ruolo del papà si stesse avvicinando molto al modello di accudimento tipicamente femminile. L'Italia che cambia l'Italia siete voi. Il marsupio è un oggetto che le stesse mamme tendono ad attribuire al papà, non un po' per aspetti pratici legati al peso del bambino, un po' perché è un oggetto amato dagli stessi papà, perché gli consente di creare un momento di relazione, questo contatto fisico pancia a pancia che crea una relazione speciale. Se la pubblicità ha un senso, lo stravolgimento dell'identità paterna è totale. Lavoro e famiglia, DNA, l'uomo è in quanto padre, ma i suoi tratti risultano tutt'altro che chiari, in estinzione, felice e orgoglioso, ma anche infantile, in cerca di protezione. Le cose che si amano non si posseggono mai completamente. Osservandoli prima o dopo il parto, i nuovi papà sembrano in preda ad un delirio interiore, misterioso e sconvolgente, dalle prospettive esaltanti quanto incerte. Una mattina lei mi guarda e mi dice: Fra, silenzio qualche minuto, temo di essere incinta. Davanti a me è passata tutta la mia vita futura, già i figli, le cose, il nonno. Io dice, poi ho cominciato a pensare a tutte quelle stronzate, cioè, che poi non so se sono stronzate, ma sì, ma forse è il momento di avere un figlio, ma perché no? Ma dopo tutto anche lei potrebbe essere la madre di mio figlio, ma forse sono troppo stupido, io non mi sento ancora pronto per diventare papà, non voglio crescere, tutte quelle stronzate che ti dico in psicanalista. Ho avuto comunque una crisi di piacere.